Buongiorno Night City! Alla lotteria delle vittime di ieri è stato estratto un bel 30! 10 solo a Haywood, grazie alle guerre tra bande. Una vittima per la polizia, quindi siete fottuti! Perché l'NCPD non la farà certo passare liscia. E un altro blackout a Santo Domingo. I Netrunner ci danno dentro con i buchi nella rete elettrica. A Westbrook il Trauma Team sta scrostando le vittime di un cyber psicopatico dal marciapiede. E a Pacifica? Pacifica è sempre Pacifica. Dal vostro stan è tutto! Prepariamoci per un'altra giornata nella città dei sogni! Sono B. Io sono B.
Saluto a tutti, Night City. Cominciamo ora con... Cominciamo con il mercato azionario, come al solito. In seguito a un altro attacco al quartier generale di Night City della Rasaka, il colosso giapponese ha subito una perdita del 17%. E la tendenza è destinata a continuare, stando agli esperti. Secondo una dichiarazione dell'NCPD, la responsabilità sarebbe di una cellula terroristica. Ma al momento non è chiaro chi abbia finanziato l'attacco né perché. Sul mercato si è scatenato il panico. Quest'ultimo crollo ha provocato la perdita di ben 500 miliardi di euro-dollari. L'amministratore delegato Yorinobu Arasaka ha lasciato il suo ufficio di Night City per rientrare a Tokyo. Alla luce di questi eventi, ho soltanto una raccomandazione, amici miei. Vendete. Vendete adesso, finché ancora potete. Modulo accoppiatore elettronico. Avevi detto che era una cosa da niente quando te l'ho portata. Ne eri sicuro? Mi sarò sbagliato. Puoi sempre cercare un'altra officina in cui non chiedano un nomade solitario che ci fa sul confine. D'accordo. Spostati. Cosa? Hai idea di cosa fare? Bypasso l'accoppiatore e inserisco un collegamento. Il compressore resterà attivo. Potrebbe fondersi. Qualcuno ha chiesto la tua opinione? Ok, vediamo che cosa succede. È come ti avevo detto. No. Niente male, la domanda è quanto durerà. Abbastanza da portarmi a Night City. Lì troverò una soluzione. Come no? L'antenna su questo bidone non sembra andare forte. Non si sentirà molto. Ma non mi dire. Ehi, Mike. Non sapevo che avessi un cliente. È arrivato qualche ora fa. Io... pensavo che ti avesse già avvertito. Sta tranquillo, Mike. Chiariremo subito le cose. Non lo sai che devi avvisare lo sceriffo ogni volta che entri nella sua città? Dirgli cosa ti porta qui. Magari davanti a una bella tazza di caffè. Tranquillo, non resterò a lungo. Ma non hai risposto alla mia domanda, eh? Mi chiamo Andrew Jones. Avrai sentito parlare di me? Temo proprio di no. Ero nelle forze speciali durante l'ultima guerra. Il nome Silver Shogun ti dice qualcosa? Temo proprio di no. Non sei molto socievole, eh? È un veicolo dei nomadi, quello? Dovevo aspettarmelo. Finisco qui e vado. Non ho motivo di restare. No, infatti. Nessun cazzo di motivo. Non c'è niente che mi fa ribollire il sangue come i randagi. Dove si è accampato il tuo clan?
Non c'è nessun clan, nessun campo. Sono qui da solo. No, non me la bevo. I nomadi si muovono sempre in branco. La mia famiglia si è sciolta. Per questo sto andando a Night City. Il che ti rende un reietto tra i reietti. Di certo spero che tu te ne vada presto. Ho visto una torre di comunicazione. La mia antenna è fuori uso. Devo contattare una persona. Quello che devi fare è levarti di torno senza dire un'altra parola. Non voglio più vederti gironzolare da queste parti. Capito? Te l'ho già detto. Non voglio problemi. Allora smettila di cercarli e vattene dalla tua strada. Pronto? Rispondi! Rispondi! Ah, finalmente ti trovo! Willy McCoy, è bello sentire la tua voce. V! Vorrei poter dire lo stesso. Mi serve il tuo aiuto. Per l'ultima volta. Per l'ultima volta? Di nuovo? Devo trovare un cliente con un carico per me, ma non so dove sia. Ah, ok. Eri nel posto giusto, al momento giusto? Ma certo. Forse il cliente mi ha lasciato un messaggio. Puoi controllare? Certo. Ma è l'ultima volta. Dico davvero. Il nome del cliente? Jackie Wells. Ah, in effetti ha lasciato un messaggio. Mi aspetta in una fattoria. Ti invio le coordinate. Grazie, Willy. Ti devo un favore. Già? Non farti ammazzare! E non chiamarmi più! Temevo di dovermi dare all'agricoltura. Spero che tu sia qui per me. Sei tu, Wells? Jackie, por favor.
Io sono V. Allora, hai un carico da trasportare? A casa mia, prima di parlare d'affari, condividi un po' di te. È un'usanza e anche buone maniere, sai? Uomo di saldi principi. Serve spina dorsale, cabron. Perlomeno quando ti avranno tolto tutto il resto ti resterà quella. Iniziamo da te, allora. Nato a Night City, ho Haywood nel sangue. Mai stato a Night City. Non significa molto per me. Ora, immagina un posto in cui tutti sono tuo fratello, tua sorella o perlomeno distanti cugini. Credo di capire. Non sono tenuti a piacerti, ma sono la tua famiglia. Quella è Haywood, oltre al fatto che girano tutti armati. E tu? Diciamo che vengo da una mia Haywood. Tu e io andremo molto d'accordo. Il carico. Carichiamola sull'auto. Ma certo. Iniziavo a pensare che non saresti venuto. Mi hanno trattenuto. E poi non sei proprio facile da trovare. Tengo un profilo basso, sai. Lo sceriffo sembrava un gran rompicoglioni. Già. Bestione! Allora, partiamo? Hai i documenti di trasporto? Ma certo, il fixer non ti ha dato tutti i dettagli. Sì. Volevo solo assicurarmi. Ascolta, amico. Siamo entrambi professionisti, no? Ehi, sei sicuro di aver già fatto contrabbando? Perché sei nervoso? Io? Nah, por favor. Forse un po'. Ehi, siamo quasi al confine. Niente, ci scansioneranno e controlleranno i documenti. Ah, ok. Lascia parlare me. Portate il veicolo nell'area di ispezione. Restate nel veicolo. Il check di sicurezza inizierà tra un attimo. Ho un bruttissimo presentimento. Passami i documenti, vorranno vederli. Eccoli qua. Vediamo. È indicato come LOA, perfetto. Che significa? Perso all'arrivo. Significa che la merce è stata registrata come persa non appena attraversato il confine. Oh, quindi sanno che è contrabbando? Stanno per scoprirlo. Il proprietario del veicolo nell'area di ispezione è richiesto per ulteriori accertamenti. Ah, porca puttana. E ora? Se vogliamo che il doganiere chiuda un occhio, dobbiamo dargli qualcosa in cambio. Hai il chip di credito con la mazzetta? Oh, sì, già. Me l'ero dimenticato. Dimenticato, ovviamente. Ho il motore acceso, in caso di problemi. D'accordo. Se hai un'arma, mettila qui. Ti aspettano nella stanza 2. Si sieda. Documenti?
Conosco le regole, c'è tutto. Forse sì, forse no. Vedremo. Che cosa trasportate? È scritto lì. Tutto quanto? C'è un altro allegato ai documenti. Ah, sì. Ricordami, per quale clan nomade guidi? Nessun clan. Lavoro per me stesso. Audace e poco intelligente. Sai, quando vedo qualcuno come te, sono sempre felice di trovarmi da questa parte del tavolo. La cosa è reciproca. Va pure. Il tuo socio ti aspetta in auto. Non dimenticare i tuoi oggetti personali. Fa' attenzione con quel giocattolo. E benvenuto a Night City. Quelle piccole merde credono che Night City sia una sorta di paradiso. Che ci vuoi fare? Giovani, ingenui, per non dire ignoranti. Che è successo lì dentro? Te lo dico dopo. Prima andiamocene da qui. Sì, ok. Vuoi dirmi cos'è successo lì dentro? Diciamo solo che ho un brutto presentimento. Ah, ti capita spesso? Quasi mai. Prevedi problemi oltre la curva? Tu pensa a guidare, Jackie. Sta arrivando qualcuno. Non promette bene. Fermate immediatamente il veicolo! Andiamocene da qui! Ok! State contrabbandando merce di proprietà corporativa. Ripeto, fermate l'auto! Merda! Continua a guidare, non possiamo fermarci qui. Questo posto sembra deserto. Fermiamoci qui, devo sistemare alcune cose prima di proseguire. Figlie di puttana, succhia cazze! Per poco non ci facevano secchi, e tu questo lo chiami contrabbando? Cazzo! Doveva andare tutto liscio! Niente problemi! Se credi che sia colpa mia, abbia almeno le palle di dirmelo chiaramente. Non lo so ancora. Lo è?
La sicurezza di confine ha avvertito la corporazione che abbiamo il loro carico. Com'è possibile che quei doganieri ci fottano come meglio credono? E senza conseguenze! Ha corso un rischio. Ha ipotizzato che non avessimo un clan a coprirci le spalle. E aveva ragione. Ah, fottutamente ridicolo. E ora? Potrei farti la stessa domanda. Continuerai a fregnare o ci mettiamo una pietra sopra? Te lo devo dire. Sono un po' a secco. Al momento non posso pagarti. Ti darò i tuoi soldi dopo che avrò incassato la mia parte per questa merda corporativa. Oh, e tu hai pensato che sarei rimasto tranquillo ad aspettare? In realtà pensavo di non pagarti affatto. Di mollarti lì e sparire una volta attraversato il confine, ma... non sei male. Mi hai fregato. Oh, scusa per aver offeso il codice morale di un contrabbandiere. Quindi, ora che si fa? Ora diamo un'occhiata a quella cassa. Apri. Oh, cazzo. Sulla cassa c'è scritto Arasaka. Stiamo derubando dei pezzi grossi. Allora forse anche il bottino sarà grosso. Non scherziamo, una vera iguana. E delle piccole antille, credo. Credi che valga qualcosa? Sì, credo che ci renderà molto felici. Ci? Sì, socio. Divideremo a metà. Qualsiasi fixer decente troverà uno interessato a un gioiellino come questo. È un peccato, però. Ho sempre voluto un animale. Avevo pensato di chiamarlo Manny. A ogni modo, sai già che cosa farai a Night City? Perché me lo chiedi? Perché ho l'impressione che tu abbia molto tempo libero e nulla su cui investirlo. E Night City non è una città in cui puoi sopravvivere senza amici. Ma non preoccuparti, ti aiuto io a trovare un alloggio. Dovrai pur vivere da qualche parte. È importante avere qualcuno su cui contare. Non lo so, una famiglia. Potresti fartene una anche tu a Night City. Grazie, lo apprezzo molto. Ma dai, figurati. C'è sintonia tra noi due. E sarebbe un peccato sprecarla. Socio. Ehi! Oh, stronzetto coccolone. Ok, socio. Prendiamo la lucertola e leviamoci di qui. Ciao a tutti, è bello riavervi con noi. Avete sentito della portaerei della Arasaka che è ormeggiata a Night City? Si chiama Kujira, ovvero balena. La corporazione ha ritenuto che non fosse al sicuro in acque giapponesi. Temeva che dei pescatori locali potessero arpionarla per eseguire ricerche scientifiche. Ma in fondo è un'ostentazione di potere. Chissà come risponderà la Militech. Forse la Myers farà volare un B-17 tutto arrugginito sul quartier generale della Arasaka. Oh, scusate, sono davvero un insensibile. Dov'è finita la mia educazione? Presidente Myers, volevo dire. Un po' di rispetto per le istituzioni. Comunque... Salve Night City! C'è Stanley qui con voi! Ci aspetta un'altra giornata nella città dei sogni! Oh, amo questa città! La amo come si può amare una madre che lascia il figlio in orfanotrofio e 20 anni dopo gli chiede una sigaretta per strada! Ogni giorno arrivano centinaia di nuove facce, ma solo metà di questi idioti resisterà un anno! Metà, se tutto va bene! E perché questa gente viene a NC? Per fare i nuovi samurai come Morgan Blackhand e Wayland Boa Boa. Maggiore il rischio, più alta la taglia. Almeno così dicono. Ma non puoi giocare tra i professionisti per sempre. Più veloce vivi, più in fretta ti consumi. Se prima non ti becchi un proiettile in testa. Sapete dove si trovano quasi tutte le leggende di NC?
dal cimitero. Per fortuna non importa da dove vieni, non importa che strada fai, importa solo il modo in cui arrivi a Night City, la città dei sogni. La tipa che cerchiamo deve essere in questo edificio. Sarà pieno dei pendejos che l'hanno rapita. Occhi e orecchie ben aperti, ok? A proposito, ho una cosetta per te. Uno shard di addestramento della Militech. Se vuoi dare una ripassata ai passi di danza. Pronto per qualche tiro al bersaglio virtuale? Certo, perché no? Iniziamo con l'addestramento base di combattimento. Questa sessione sarà registrata e valutata. Questo corso è studiato per affinare le tue abilità di combattimento e i tuoi riflessi. Quello che imparerai qui ti aiuterà a sopravvivere e a dominare il campo di battaglia. Ti addestrerò all'uso di armi da fuoco, di tattiche furtive e di hacking delle reti nemiche. Perché alla Militech? La criptazione Militech è una vera merda. Ma i discorsetti motivanti ce li hanno proprio nel sangue. Ora, in posizione, verme! Muoversi, muoversi, muoversi! Preparati a... Passiamo a un programma tattico di puntamento. Sai, tanto per riscaldarsi. Sì, sapevo che l'avresti trovato facile. Che dici, aumentiamo un po' la difficoltà? Male, ma è più realistico se il bersaglio è armato. Non stare lì impalato, cerca il culo. Ti hanno colpito. Usa un reanimator per rimetterti in sesto. Va all'area d'addestramento appena. Oh, guarda. Stavolta si è portato dietro i suoi chum. Sai cosa fare, Pete? Okay.
Ottimo lavoro qui. Sali sulla piattaforma e andiamo avanti. Il prossimo corso è quello di hacking. Scoprirei che ho cambiato un po' la lezione. In questo modulo imparerai ad applicare strumenti. Hackera quello schermo per distrarre la guardia. Feccia corporativa. Tutto stile, niente sostanza. Bene, ora eliminalo in silenzio. Bene, è tutto tuo. Toglilo di mezzo. Non conviene lasciare tracce del proprio passaggio. Specie se parliamo di cadaveri. Raccogli il corpo e nascondilo. Ok. Ora prova a eliminarlo con stile. Pronto ad hackerare qualche idiota in tempo reale? Divertiti! Ora, fa esplodere la granata. Visto? Devi solo spegnere il cervello e seguire gli ordini. Proprio come nella Militech. Sotto la mia saggia... Ho altri moduli se vuoi migliorare qualche abilità. Altrimenti, vai pure. Ma ricorda, la strada non ti darà consigli né seconde occasioni. Beh, iniziamo o no? Bene, per prima cosa vediamo come te la cavi con la furtività.
Cerca riparo, presto. Bene, bene. Ora muoviti lentamente verso l'uscita. Non farti vedere. Furtivamente, B. Hai mai visto una BD sui ninja? Ecco, così. Ottimo, ben fatto. Raggiungi la prossima area. Ora la stessa cosa, ma con la telecamera. Iniziamo o no? Ottimo lavoro. Sali sulla piattaforma. Poi potremo chiudere la sessione. Tempo di un po' di combattimento ravvicinato. Stendilo. Ma fa attenzione. Sembra tosto. Forza, puoi farcela. Ok, direi che ci siamo. Ora troviamo qualcuno più vicino alla tua classe di peso. Alziamo la difficoltà da facile a normale. Il prossimo idiota saprà... parare i tuoi attacchi. E ora la parte noiosa. Parare i colpi invece di sferrarli. L'idiota si sbilancia ogni volta che attacca. Approfittane, avanza e sferra un contrattacco.
Che idiota. Mi piace. V, voglio vedere quel coglione colpire l'aria. Non farti prendere. Hai padroneggiato la via dell'idiota, mio giovane primo. Passiamo alle armi corpo a corpo. Prendi una spada. Adesso fammi vedere cosa hai imparato. Ho già capito come funziona, direi. Sali sulla piattaforma. Buona fortuna, B. Allora, niente male, eh? E ora possiamo tornare agli affari. Diamoci da fare. Ascensore, di qua.